Ragazze e ragazzi, ben ritrovate e ben ritrovati a un nuovo episodio di The Last of Us parte 2. Iniziamo senza troppi preamboli, abbiamo raggiunto l'ospedale finalmente dopo un'avventura horror all'interno di quel grattacielo laggiù, sì, credo sia quello, in compagnia del nostro Lev, e adesso ci siamo momentaneamente separati da lui per andare a prendere le medicine per la sorella Yara, che versa in gravi condizioni, soprattutto il suo braccio. E ok. Allora sta finendo l'oxygen. Oddio. Sono riuscito a non farmi vedere veramente? Sali, per favore, cara. No? E quindi? Ah. Ma io sarei salito direttamente dal... C'è qualcuno in acqua! Un'intrusa? Sono un lupo! Non Ah! sparare! Sono io! Ah, ok. Abby! Abby! Merda! È sola? Apri il cancello! Io credevo ci fossero anche i serafiti qui, ma in effetti siamo nel territorio dei WLF. Ehi, gente! Cazzo, sei venuta a nuoto! La barca è andata. Mi servirebbero un po' di medicinali, me li ha chiesti Isaac. Tutta questa roba va proprio a Isaac. Che gli serve? Non posso parlarne. È una cosa dell'avamposto. Beh, è tutto pronto al trasferimento. Dai un occhio e vedi se qualcuno ha quel che cerchi. Ehi, Nora è in giro. Ieri ha detto che l'avrebbero trasferita. È appena partita con l'ultimo mezzo, ma tornerà. Ok, grazie. Dove trovano sempre nuove reclute? Forse fanno il lavaggio del cervello a chiunque entri in città. Ok. Sono Ragazzi, purtroppo non ho la sei cronologia degli tornato. eventi Prima di venire. bene in testa. Ciao ragazzi. Oh, Abby, hai saputo di Danny? Girano voci. Non le alimentate. No, tranquilli. Bene, meglio così. Vi dicevo... Che cazzo? Oh, guardate. Ah, ciao Orso. Orso, Ti hanno portato fin orso. qui. Come sei bravo. Ehi là, Abby. E la cara. Vi dicevo, purtroppo non ho bene chiara la cronologia degli eventi, la timeline. Non mi ricordo se con Ellie era il giorno 3 in cui siamo andati all'ospedale. Mi sembra di sì comunque. Beh, ma poi è chiaro che comunque è successivo a questi eventi perché è tutto tranquillo. Noi la gente qua l'abbiamo ammassata proprio alla grandissima. Per cui Ellie qui deve ancora passare e uccidere Orso. Ok. Ehi. Che dite voi? State ancora ripulendo qui? Sì, un piano alla volta. Ci sono ancora scorte lì. Sicuro. Mancano ancora diversi piani. Oh, buona fortuna. Guardate. Questi sono corpi di chi? Infatti. O serafiti? Ah sì. Ma si vedeva che si erano trasferiti qui da poco. Il cecchino. Mamma mia, sarebbe davvero interessante per capire il livello di cura, vedere se questi modelli corrispondono, sono gli stessi di quelli che abbiamo ammazzato, comunque che erano presenti qui, perché poi uno poteva anche scegliere di non ucciderli. Vi ricordo che comunque in realtà questo gioco permette, tranne le sequenze obbligate, anche di non di passare inosservati, di farla completamente stealth. Noi abbiamo fatto delle stragi, ma ci sta nel roleplay del personaggio di Ellie. Però sarebbe interessante capire se quella tizia lì che stava dormendo fosse effettivamente la cecchina che stava lì sopra e che abbiamo ucciso. Comunque, forse non la cecchina, ma la vedetta, per intenderci.
Boh. Sarebbe strabiliante. Cosa dici? Se le armi si bagnano. Settimane sulla costa, trovati davanti un clicker che vuole azzannarti e prova a sparare con un fucile inceppato, poi ne riparliamo. Non so che dirti, hai avuto sfortuna. Le armi funzionano bene. Ok. Confermo, noi ci siamo fatti dei gran bagnetti e le armi continuano a funzionare. Ehi, Abby, anche tu sei finita qui? Sì, bel viaggetto. Mi servono medicinali. Sai dirmi dove posso andare? Abby, ho parlato con Isaac. Ti aspetta all'avamposto. Fammi parlare con lui. Lo farai di persona. Rientra il prossimo carico. Mi spiace. Che stai facendo? Ha disertato da ieri. Dammi le mani. Cazzo. Cazzo. Ehi! Ehi! Liberatemi, cazzo! Maledizione. Così ti lusserai la spalla. Nora. Wow. Non pensavo ti saresti inimicata, Isaac. Hai visto Owen all'acquario? Ho parlato con Manny. Mi servono i medicinali. Perché? Che gli è successo? Sindrome compartimentale. Braccio frantumato. Non lo stai curando tu, vero? Mel. Non c'è molto tempo. Gesù. Molte delle scorte sono state imballate e spedite. Cosa? Non abbiamo ancora liberato i piani bassi. Troverò qualcosa. Sì, probabile, ma... c'è un casino là sotto. Ce la farò. Se ti scoprono... io non sapevo niente di questo. Ma certo. Dai, vieni. Comunque il gruppo di Abby sono degli amici veri, eh. Sindrome compartimentale. Stanno rischiando tantissimo per lei. Fortuna che sta con una dottoressa. Mel si è ripresa. Ripresa? Era messa male dopo aver parlato con Isaac. Ha parlato con Isaac? Dopo la tua partenza, Isaac ci ha interrogati tutti. A lei è andata male. Qualcuno ha parlato? No. Nora. Dove andate voi due? A prendere Abby. La barca è pronta a partire. Ho ancora delle casse al secondo piano. Potreste prenderle voi? La barca è piena. Dai, non voglio stare qui tutto il giorno. Va bene. Grazie. Sono andati. E tu stai bene? Come sempre. Manny era preoccupato per te. Sa che sono qui. Lo scoprirà presto. Quindi... dopo che Mel avrà amputato quel braccio... Un attimo. Tutto tranquillo. Beh, dicevo... quando Mel avrà amputato quel braccio, cosa farà Owen? L'ho sentito parlare di Santa Barbara. Lo sa che sono tutte cazzate, vero? Mi dispiace tanto per Mel. Sì. Anche a me. Ok, qui abbiamo la terapia intensiva, un centro emergenze e qualche sala operatoria. Sembra perfetto. C'è un motivo se non siamo entrati in questa zona. Era l'epicentro del contagio. Hanno portato qui gli infetti prima di capire il problema. Sarà un inferno di funghi. Fantastico. A posto. Tu ci morirai in quell'inferno di funghi, Nora. Ma dicevo, ma quindi Isaac ha addirittura torturato Nora e Mel, Manny e così via per capire dove era Abby? Perché ha detto
Ha detto Nora che Mel era stata trattata male da Isaac, ora non pensa l'abbia. Ah, centro oncologico, tra l'altro. Non so fino a che punto, Lotta però. per sopravvivere o per morire in fretta. Ci vediamo alla base. Presto, spero. Già. Intanto altro che 2 ore sono passate, ragazzi. Comunque. Ok. Potevi dare un'occhiata all'ora. A proposito, bene, abbiamo ancora tempo per giocare. Non lo so. Isaac mi sembra un tipo Ok, abbastanza oxigeno, severo, per emergenza, usare un oxigeno. eufemismo. Oh, forse coraggio. Di qua sotto si può passare. Anche di qua. Allora prima andiamo qui. Un bel cadavere. Ok. Leggiamo. Jake, dubito che riuscirò a tornare a casa. Darei qualsiasi cosa per essere lì con te e Susie. E invece sono nascosta con un gruppo di colleghi. La porta è barricata e quei mostri stanno cercando di entrare. La situazione è molto, molto più grave del previsto. Ormai non credo verrà più nessuno. Almeno non in tempo per salvarci. Spero solo che un giorno tu possa ricevere questo messaggio. Spero che tu e Susie mi porterete sempre il cuore. Voglio un bene infinito, Merda. Scott. Non sapevano ancora niente del contagio. No. Ok, allora. Siamo usciti da un Non hotel sembra così pieno di male. clicker. È vero, però non sembra così male. Per ritrovarci in un ospedale pieno di altrettanti clicker, chi può dirlo? Allora, di qua si va avanti. E ci tocca. Ok. Ok, chirurgia o emergenze? Ma quindi non possiamo entrare? Dobbiamo buttare di sotto. Ah, sì. Buttati che è morbido. Quasi. Pronto soccorso. Il centro emergenze è lì. Accesso quarantena, pronto soccorso. Attenzione, la porta deve restare sempre chiusa. La vedo già mezza spalancata. Allora, per ora è tutto molto tranquillo. Ed è per questo che sono preoccupato. Qua abbiamo un arsenale. Non un buon segno. Arsenale della Fedra. Allora. Abbiamo 40 pastiglie. Aumentare la raggio della modalità ascolto. Ma. Dai, va bene. Facciamo anche questo. Proiettili standard per la pistola da caccia per infliggere danni ingenti ad alta precisione. Ah, forse ho fatto un po' una mezza vaccata. Vediamo. Vogliono organizzare un'altra spedizione. Ogni volta perdiamo la metà degli uomini. Il laboratorio è andato per sempre. Dobbiamo farci una ragione. Tra parentesi, scusa se ti passo i bigliettini come al liceo, ma non mi fido di quei soldati. Non capisco cosa abbiano in mente. Perché non ci trasferiscono? Continuano a ripetere che prima di evacuarci devono mettere in sicurezza l'edificio. Ma non vedono e non sentono cosa sta succedendo qui. Ormai è finita. Per me non si tratta di contenimento. Vogliono proteggere i dati delle ricerche. Dobbiamo andarcene il prima possibile. Forse i nostri amici sono ancora vivi laggiù. Hai visto cosa fanno quei mostri? Non c'è modo di sopravvivere. Non così a lungo almeno. So che è difficile da accettare, ma sono tutti morti. Cosa proponi di fare? Ho visto Scott discutere con i soldati. Anche lui è esasperato. Io dico di prenderlo con noi e cercare una via d'uscita. Aspettiamo un altro giorno. Vediamo cosa riescono a fare i nuovi soldati. Un giorno, Il poi giorno del andiamo. contagio è Grazie. stato un incubo.
Sì. Senz'altro. Mamma mia, ragazzi. Dire che... Piccolo momento di serietà. Ok, noi non abbiamo i clicker, però... Cioè, ne siamo usciti da un periodo, ammesso che ne siamo veramente usciti. Mica male, eh? Mica male. Io una roba del genere... Cioè, non credevo che l'avrei mai vista nella vita, sinceramente. Una roba come il coronavirus. Ancora adesso girare per strada e vedere le persone con le mascherine, che ancora se le tiene, fa un certo effetto. Cioè, da film, davvero. Cosa abbiamo? Ah. Sono rimasto l'ultimo della squadra. Ragazzi scesi con me sono morti. Abbiamo barricato quasi tutte le porte, mentre in alcune ali del complesso è un'impresa, perché i pazienti infetti hanno una forza incredibile. La loro resistenza ci ha colto di sorpresa. Io mi aspettavo di trovare persone deboli, malate. Invece hanno fatto a pezzi i miei uomini. Ho diversi segni di morsi su un braccio e una gamba. Devo ammazzare altri bastardi. Poi, finite le munizioni, potrò raggiungere la mia squadra. Se trovate questo messaggio, sappiate che serve un esercito per mettere in sicurezza la zona. Ma volete la verità? Sarebbe da stupidi investire risorse per contenere l'infezione. Spero che farete saltare l'edificio e tanti saluti. Buona fortuna, coglioni. Hai fatto tutto. Minchia. Impossibile. Sì, tra l'altro... Al massimo davvero? Aspetta. Intanto possiamo craftare queste cartucce qua, però. Ah sì, sì. Sempre al massimo. Attenzione, c'è una zona sorvegliata. Messo uso della forza per garantire l'ordine in qualsiasi situazione. Ma proviamo queste cartucce esplosive. Che dite? Creiamole. Facciamolo. Sì, ragazzi, sto tergiversando, ma dobbiamo andare proprio lì. Ma che cazzo? Ok, qui non si scherza. Pronto soccorso. Bellissima anche questa ambientazione. Ultimamente il gioco ha virato un po' più sull'horror. Si fa per dire. E queste ambientazioni qua, oh oh, vai vai, sono fenomenali. Perché devi farmi questo? Un jumpscare iper telefonato. Zona ambulanze. Zona ambulanze. Di qua si va nella zona ambulanze, l'avreste detto? Che si svegliano tutti insieme appassionatamente. Come il film. Centro emergenza. Cazzo è? Cazzo. Comunque ogni tanto c'è una tele... Non alimentata. Comunque ogni tanto c'è una telepatia con i personaggi incredibile. Chirurgia. Perfetto. Allora un attimo, un attimo, un attimo. Allora intanto calmi tutti. Calmi tutti. Calmi tutti. E qui il bello è appena iniziato. Allora, fatemi fare una telefonata a Drachman. Pronto, Neil? Pronto? Quello...
Quello stalker sul muro non si sveglierà appena io mi avvicino, vero? Per prendere magari quell'oggetto luccicante lì. Pronto, Neil? Ah, sì, si sveglierà, ok. Ma davvero? Ok, non ridete. Oddio, dammi qualcosa. Ero convinto, ve lo Nada. giuro. Ma si sveglieranno sicuro appena alimentiamo quella porta. Si sveglia, non lo so cosa si sveglia, ragazzi. Bene, andiamo un attimo nell'area ambulanza, va che mi sembrava più tranquilla. Occhio a non lasciarci le dita. Serve Serve corrente. corrente, allora abbiamo bisogno di un generatore. Controlliamo le sale operatorie. Guarda che bella questa sala intanto. Cosa abbiamo qui? A tutti i responsabili, non potete trattarci come bestie. Capisco che i malati sono troppi, ma non accetto di restare chiuso qui senza mia moglie. Sto aspettando più di 3 ore senza ricevere notizie. Il dottore ha spalmato una crema sul segno del morso, poi è sparito. Fa un male cane e continua a peggiorare. Per favore, consegnate immediatamente questo messaggio ai vostri superiori. Vi ringrazio, il Don Dove mi sono Carter. andata a Si poteva cacciare? girare? Forse sì? No, no, ok. Però, scusate. Sì, si poteva girare, infatti. Sono svegliato con una fame atroce, ma continuo a vomitare tutto. Beh, anche l'acqua. Mi sento pulsare la testa come un tamburo. Le grida fuori non aiutano. Perché mi avete chiuso qui? Dovete venire a prendermi. Voglio vedere Sasha. Voglio mia moglie. Sasha, aiuto. Non riesco a pensare. Scrivere sta diventando impossibile. Non chiudo occhio. Ho troppa fame. Fatemi uscire. Fame. Gli occhi bruciano. Sasha. Dio, che roba terribile. Qua, abbiamo una rara testimonianza, un raro documento del contagio in atto. Ciò che ha fatto, di come ha portato alla follia queste persone, quelli che noi chiamiamo volgarmente infetti, perché infetti lo sono stati, però vedete, hanno perso il senno, hanno iniziato a sentire, hanno prima vomitato e poi hanno iniziato ad avere sete, fame, a perdere il senno. Come faccio a Suggerimento? entrare? Sì, ma ok, ma era chiaro, però il gioco devi lasciarmi il tempo. Così. Sento. Vi sento nel. Questo periodo sono canterino. Lì. Anche qui serve corrente. Deve esserci un generatore da qualche parte. Questi si qua, qua. Cioè si svegliano tutti. Ah, tu ti sei svegliato subito almeno. Onesto. Coltelli li tengo per i clicker. Boh. Non lo so perché ho sbloccato quei potenziamenti, ragazzi. Tutta roba che non userò mai. Ti sento. Qua bisogna alimentare, bisogna trovare il generatore, Abby. C'è poco da fare anche qui. Dobbiamo dare corrente a questo posto. No, non lascia stare. Dovevo provare. Sì. Dove arrivano questi cavi? Direi che arrivano qua. Ok, dottoressa Kayla Higashi. Steven, non posso continuare così. So che dovrei solo condurre gli esami e registrare i dati, ma non riesco più a sopportare questo dolore. Ho scortato un gruppo di soldati fino al centro emergenze e sono entrata senza autorizzazione. Ho visto in cosa si trasformano i pazienti. Ogni adulto o bambino con segni di morsi e graffi finisce per impazzire, ma noi contribuiamo a nascondere a tutti la verità. Ho chiesto il permesso di tornare a casa, mi hanno ordinato di continuare in nome della sicurezza nazionale. Cazzate, se mi sento stanca, dicono posso dormire in un ufficio. Steven, devi aiutarmi a uscire da qui, ho i nervi a pezzi, sto per crollare. Questa zona è ancora infestata dai mostri. Dai mostri.
I cavi conducono lì sopra, però. Fatemi un attimo capire. Questi versi osceni. Perché i clicker sono qui dietro. Ok. Magari ci fosse Lev con me. O Manny. Sì, Manny. Manny sarebbe il massimo. Manny adesso è davvero morto, temo. Però era morto torturato. E se fosse stato Isaac? Perché Ellie dava per scontato fosse stato Tommy. Quando ha trovato il corpo. Però... questo è un generatore, no? Ah, ok. Allora, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Beh, sentite. Ma no, la balestra però tant'è, non la uso. Un po' come l'arco. Però figo vederla potenziarsi. Il binocolo telescopico, no. Velocità di ricarica. Boh, ragazzi, non lo so. Tutte robe che non uso. Questa deve iniziare a usarla perché l'ho potenziata, quindi facciamolo. Danni ci piacciono, i danni ci piacciono. Pulisce con lo scovolino e prepara un bel cannone portatile. Bello della zia. Questo avevamo detto che non lo potenziavamo perché nella run con Ellie l'avevamo già utilizzato, però ha una doppietta. Fermiamoci qui. Il gioco ci sta dando parecchie risorse, chissà perché. Scoppierà l'inferno di qui a breve. 1, 2, 3. Aspetta, dire sì, cara. Allora, prendiamoci sto cannone portatile che... sto cannone portatile non credo sia il nome dell'arma. Comunque, trofeo guadagnato, attrezzi del mestiere. Quindi il gioco comunque apprezza questi potenziamenti. È bello. Madonna, molto horror questa parte. Decisamente horror. Aspetta, vediamo cosa fa qua. Non posso morire qui. Sono d'accordo, carissima Abby. Il problema di sti figli di puttana è che mi triggeranno tutti. Ecco, appunto. Bene. Tecnica termopili. Oh. Credo che abbiamo fatto davvero la cosa giusta. Tecnica termopili funziona sempre. Ma dovrebbe essere più facile. Bella per Leonida. Dove cazzo sono quelle scorte? Bella per Leonida. Che mi ha insegnato la tecnica termopili. Qua abbiamo
Allora, dove cazzo sono quelle scorte? È una domanda non legittima, di più. Qua c'è scritto rifornimenti. Facciamoci un medikit, che qua ne abbiamo uno gratis. Ok, molto bella questa parte. Ha un mood diverso. Vediamo chi c'è qui. Una beata fava. Ma che diamine. Ci sia un'ambulanza nel garage. Ah, giusto. Ok. Ah. Ma che cazzo? Ma che cazzo c'era qui? Oh merda, ragazzi. Ma che... C'era il tirannosauro degli infetti. No. Ragazzi, è diventato... Oh, niente panico. Prendi le scorte e scappa. Ah, sì, certo. Ma c'è una boss fight? Davvero? Cioè... Se già nell'episodio... scorso dell'albergo avevo la sensazione che si virasse verso Resident Evil, adesso ci siamo dentro. Che figata, che figata, che cambio di registro. Bellissimo. Wow, che mood. Dobbiamo salire di su? No. Tracce di sangue portano qua. Ok, bingo. Va bene ragazzi, permettetemi la bastardata. Vi saluto qua. Creiamo un po' di suspense. E ci vediamo nel prossimo video, dove ho come la sensazione che vedremo qualcosa di diverso, di nuovo. Una nuova mutazione, ma... Cioè, che diavolo... Che diavolo... A parte che guardate, cioè, questo gioco è un quadro, eh. Cioè, ha degli scorci... Guardate anche solo questo. Bellissimo. E... Vedremo, vedremo. Niente male davvero. Ci becchiamo nel prossimo episodio, ragazzi. Grazie come sempre per l'attenzione. Alla prossima. Ciao ciao.